ragazzi, io sono Carly e questo qua dietro è Fiocco. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo nella vita in città e abbiamo tantissime novità. Allora, prima di tutto Fiocco... No, aspetta, Fiocco! Ecco, Fiocco viene a casa con me. Non voglio più che stia qua dal sindaco tutto solo. Ma sai che dentro non ho un pezzo di staccionata? Quindi dove lo leggo, Fiocco? Lo legherò qua fuori. Povero Fiocco, mi dispiace. Ecco. E adesso parliamo delle novità di oggi. Aia, aia, aia. Ma guarda te, ma è un pipistrello super velenoso. Mi sta avvelenando tantissimo. Aia. Ma scusa. Ma che è successo? Vabbè, scappo. Ma vi rendete conto che sono mezza morta per via di un pipistrello? Non ci voglio credere. Qua dentro dal sindaco abbiamo qualcosina. C'è una missione di grado D. Il castello infestato. I ghoul si sono impossessati del castello nevoso e sorvegliano le preziose ceste ricche di cibo e monete. Aspetta, ma i ghoul sono... No, sono quei tizi orrendi che tipo si spappolano quando li ammazzi. Interagisci con la Waystone e recati a castello nevoso. Uccidi i ghoul e saccheggia ceste e mobili. Addirittura. Ok, perfetto. E vediamo qua se c'è qualcos'altro. Ragazzi, ragazzi, abbiamo la nuova trappola. Lancia fiamme. Oddio, mi verrà a costare tantissimo. Resina Star Ruby, quindi dovrò chiedere a Steph. Ampolla magica piena di anime. Questa mi sa che la dovrò chiedere a Kendall. Adesso lo vado un attimo a cercare, che lo informo della nuova trappola. Buongiorno. Buongiorno, ciao, che c'è? Porto buone notizie. Ah, mi piacciono le buone notizie. Siccome so che tu sei il nutellino per eccellenza... Cosa? E che queste cose ti piacciono tantissimo... Ok. Ho una nuova trappola. Ok. Ed è un lanciafiamme! Lanciafiamme? Sì! E se brucio tutta quanta casa mia? No, è pericoloso, non lo voglio. No. No, allora, ascoltami un attimo. Sono venuta da te perché mi serve una cosa che probabilmente puoi trovare solo tu. Ok, cosa? Perché ha a che fare con la magia. Si chiama ampolla piena, tra parentesi fuoco, ampolla magica piena di anime. Leggi il libro. Ampolla magica piena di anime? Sì. Ora ho capito. Ora ha senso. Ora ha senso. Che cazzo è il lanciafiamme? Ok, te lo compro. Allora, però aspetta. Me lo compro, sì. Quanto costa? Ecco. Allora, ho bisogno che qualcuno me lo finanzi, perché io non ho abbastanza soldi per permettermelo. Allora, suppongo che Steph e Fere almeno a 10 di argento ogni Star Ruby. 6 per la resina e poi bisogna impostare il prezzo per te. Quindi almeno... Aspetta, fammi vedere se Steph e Fere l'hanno già messa qua nel negozio. Il problema è che io non so come si ottiene quell'ampolla fuoco. Quindi devo un attimo studiarmelo, devo dire. Guarda, sono queste. Costano 10 l'uno, quindi siamo a 26. Più ci metti il prezzo che mi vuoi fare e poi ci aggiungo io la manodopera. Ok, quindi al momento quanto ti do? 30? Al momento mi potresti dare... Hai detto 26 sono gli oggetti più la manodopera, quanto sarà? 4 d'argento, ti do 30. Alza i prezzi. Come alza i prezzi? Dai, facciamo almeno 5 di manodopera. Ok, quindi ti do 31. Sì, dammi 31 e poi mi dai ciò che serve. Va bene. Vabbè, ovviamente poi quando ti do l'ampolla non me la fai pagare, cioè quindi è come se abbiamo finito. Sì, esatto. Ok, perché va bene. Non me lo posso permettere al momento di comprarlo. Bene, sì. Ok, devo studiarmelo, quindi ti faccio sapere, perché ancora non so come si faccia, sinceramente. Magari nel prossimo episodio mi potresti dare tutto ciò che serve, così completo la trappola e te la do. La proviamo, non vedo l'ora. Ci proverò. Va okay, bene. Ciao. Ho portato... un po' di modifiche al mio negozio e adesso ve ne parlo subito. Praticamente ho scoperto che io in realtà nella torretta andavo in rosso, quindi io ci rimettevo dei soldi perché Xiao ha alzato i prezzi della legna preziosa, mentre invece Steph e Fere hanno alzato di 5 ogni Shadow Gem, quindi adesso costa 15 di argento e non più 10. E quindi io alla fine ho arrotondato il prezzo e adesso vendo la trappola torretta a 50 di argento. Sarete felici di sapere che ho alzato i prezzi sia della trappola spuntoni che di quella rallentante, perché ce n'è bisogno e sono sempre a corto di soldi. Tutti questi soldi che ho sono quelli che ho guadagnato nella missione l'ultima volta di grado S. Questi sono quelli di Kendall che li ho messi qua da parte, così mi ricordo che sono i suoi. Adesso, ho pensato una cosa. Sarebbe carino se qualcuno potesse spalleggiarmi in questa missione di grado D che dobbiamo fare. Ed ecco perché ho pensato che Xiao potesse fare a caso nostro. Ciao Carly. Ciao, allora,
ti volevo chiedere, stai facendo qualcosa in questo momento? No, stavo aspettando che qualcuno comprasse dal mio negozio perché sono povero. Ok, quindi hai bisogno di un'avventura. Proprio così. Allora, è proprio ho qualcosa, quello che stavo cercando. Ho qualcosa da proporti. Vuoi venire in un'avventura con me in un castello infestato? In mezzo alla neve? Che grado è la missione, Carly? Scusami. È di grado D. Perfetto, moriremo. Andiamo. No, non moriremo. Però ci guadagnerai qualcosa anche tu, ovviamente, visto che aiuterai nella missione. Buono, buono, bene. Allora, se vuoi te lo spiego al volo. Dobbiamo praticamente uccidere i ghoul, che sono dei mob particolari orribili. Ok. Dobbiamo saccheggiare le ceste e i mobili. Bene. Scusa. Figurati. E dobbiamo prendere per andare in questo posto la Waystone per andare al castello okay, nevoso. Ok, perfetto, va bene, andiamo dai. Andiamo. Prima di partire per la missione dovremmo prenderci un po' di cibo da Mark. Non so come mi sei messo giusto. Tu a soldini, però qualcosina ci serve. No, io sono poveraccio, però chiaramente ci serve qualcosa, se no è la fine. Ti posso offrire un pancake? Ma guarda, non mi dispiace. Allora, nel dubbio, io compro sempre verdure, Carly. Boh. Sono vabbè, a dieta pure nella vita giusto, in città. È giusto rimanere un po' così, sani. Così. È volata una verdura a me. Ecco. Vabbè, eccoci. Allora, aspetta, 100, 100. Ecco, allora io mi prendo un po' di pancake. Ah, proprio giusto pochi ne hai presi comunque. Sì, ma perché prima un pipistrello mi ha fatto male. Tieni, te ne regalo un paio. Oh, grazie. Mi ha fatto male un pipistrello e quindi okay. Sono con quattro cuori. Non giusto, so se giusto, giusto. Sì, sì, sì. Ah, sono finiti, va bene. Allora prendiamo eccoci. Un po' di questo. Ok, dai, direi basta, ho speso abbastanza. Due okay. monete di argento per noi sono anche troppe. Ottimo, sì, direi. Dobbiamo andare alla Waystone, quella che abbiamo usato anche per fare la missione di grado S. Ah, ok. E inoltre ti dirò di più, a me piace inquinare l'ambiente, quindi ecco un po' di ciotole sparse. Eccoci qua, perfetto, proprio vai, saranno il sindaco Sid sarà contentissimo, ma vabbè. Tanto puliranno. È rimasto fermo lì per anni. Che se esatto. Ho un po' quindi. Di ansietto pure di non farcela. Se moriamo pure come io, facciamo? Se moriamo niente, alla fine. Cavolo, sai cosa? Non ho pensato al fatto che fosse notte. Allora, Carly, c'è un problema. Io ho paura che i mostri che tu chiami, come che si chiamano? Ghoul? I ghoul, credo, che si dica così. Qualcuno sì. mi sa che è fuori dal castello. E se sono quelli, io non lo so se voglio entrare, sinceramente. Aspetta, perché sono sì. tipo 14 metri, altri sì, boh. Sono loro, sono orrendi in faccia. Ottimo. Sembrano bene, dei megalodonti. Sarà pieno qua dentro, praticamente. Sì, immagino. Facciamo attenzione, facciamo attenzione. Senti qualcosa? Sì, sì. Guarda! Mi sento ruttare. Oddio, eccoli. Ma sono bruttissimi. Scusami, no? Allora, sono dentro le porte, ma se facessi così? No, non ci credo. Gli fai male. Proviamo. Sì, però. No, come non funziona? Però dobbiamo fargli uscire. Sì, dobbiamo. Oh, ok, sei pronta? Sei pronta? Uno l'ho ucciso. Vai! Madonna, non ero pronta! Aiuto. Non ero aiuto. Pronta! Ok, allora, però questo fortunatamente è castrato, non esce. Perdono vita, cioè muoiono relativamente in modo veloce, quindi sì. non è così difficile. Aspetta, ma tu ce l'hai un piccone per lo spawn? No. Bene. A mano. Andiamo. Perfetto, come così, nel Medioevo, perfetto. Sai che nel Medioevo perfetto, rompevano sì, sì, gli sì, spawner. Ma è giusto, perché allora noi che siamo comunque all'inizio dobbiamo avere il massimo della difficoltà. Quindi neanche i picconi ci possiamo portare indietro, capito? È giusto così, noi è li spaccheremo a mano. E noi siamo di grado Z. Certo, certo, noi siamo gli avventurieri di grado Z, siamo fatti così noi purtroppo. Ok, va bene, ho visto che hai scelto. Ah! Bene. Oddio, okay. sono un botto. Fanno male, fanno malissimo, devo dire, va bene. Ok. Tutto bene? Okay, tutto bene, due. Sei vivo? Sì, sì, tutto a posto, siamo okay. vivi, siamo. Oh, ma levano un sacco! Spawner! Ok, e qua dove sono io? Non so se c'è un altro anche da te, non lo sì. sto spaccando pure a mano, perfetto, andiamo. Oh, oddio, ci sono le ceste! È pieno di sì, cibo e c'è scritto che dovevi depredarle. Giusto, sì. giusto. È pieno ottimo. Di cibo e piccole monetine di bronzo. Ci dividiamo ottimo. Un po' il cibo intanto. Va bene. Ci sono gli bene. Spiedini. Ah, oddio! E ci sono le mele d'oro qua dentro. Te ne do una. Ok, va bene. Ma sai che sono secondo due. Me, guarda, ci bastano. Secondo me non penso che ci moriamo qua dentro. Tanto siamo in due, dai, che davvero. Sì. Direi di sì. Oh, attento dietro. E prendi la mela d'oro se ti serve. Ah, l'unico problema è che purtroppo spaccandoli senza picconi non ci prendiamo l'esperienza. Però dici tu, vabbè. Chi se ne frega. Noi ci prendiamo pazienza, comunque la gloria. Pazienza. Esatto. Dai, alla fine comunque da sta missione ci guadagnerai un po' di monete di bronzo e tanto chiaro, cibo. Perché chiaro. Ce n'è veramente tanto, non so come giusto, mai. Giusto. Ma fa bene mangiare okay, tanto. A posto. Tieni la mela d'oro. Allora, sì, aspetta che controllo queste ceste, ma direi che possiamo andare. Vai. Apri.
Aiuto! Madonna, quando aiuto. Levano! Levano tantissimo, okay, fai ottimo. Attenzione! Mi hanno levato 4 cuori, ti dico solamente questo. Ottimo, okay, perfetto. Mangia. Ottimo, andiamo. C'è un altro spawner. Mangiare, esatto, e un'altra mela d'oro. Yeah, aspetta che c'è un altro tizio qua che è spawnato. Ok. Ok, ottimo. Altri spiedini che adesso te li condivido. Allora, devo dire che rispetto alla mia missione di grado D è un po' più... cioè, rispetto a quello che ho fatto io è un po' più difficile. Questi levano veramente un sacco di vita. Eh sì, sono brutti i goal. E poi c'è anche un piano di sopra, sai. Ho paura che sia peggio su. Ah, c'è il piano di sopra, pure sì. È vero. Madonna mia. Però io sento tantissimo rumore. Mi sa che viene da sopra. La cosa non mi piace per niente. Oh, ma tutte ste casse. È probabile. Allora, qua ci sono monetine di bronzo, pane. Ti condivido anche questo. Yes, vai, vai. Un baule che lo lascerei qua. E una marea di spiedini qua dentro. Ottimo. Ci tengono alla nostra salute in questa missione. Meno male, guarda, meno male. Tieni un po' di pane. Ok, grazie. Ok, e vediamo, forse c'è qualcos'altro anche di qua. Oddio, qua dentro è pieno. Ah, sì, sono è probabilmente pieno. Pochi qua. Sei pronta? Io vai. Levo tutte. Apri okay. Tutto. Guarda che stupidi che passano. Non si sono accorti. Okay. E forse perché sono troppo alti e non passano. Sono meglio. Altissimi. Meglio per noi. Aia! Okay. Ottimo, vai, dobbiamo spaccarlo subito questo spawner, almeno evitiamo di morirci. E prendiamo le ceste. Oh, ma fanno un macello di danno comunque. Sì, tantissime, infatti per noi sono troppo. Ma hanno levato 4 di vita. Tieni altri 5 spedini. Ok, grazie, perfetto. Da sta missione ci facciamo tanto cibo. E ci facciamo male, i muscoli. Meno male, ottimo. Aspetta che controllo tutti questi cassetti. Vada. Ma non vedo altro. Ma va là, c'è anche... monetine. C'è anche il boccale della birra qua. Addirittura. Proprio hanno pensato a tutto. Incredibile. Ok. Sei pronto? C'è una cassa. Aprila tu. Ci sono delle monete per te. Monetine. Ah, ma poi queste ce le dividiamo dopo. Faccio lo splitto. Ah, ma ci sono più... c'è più di un piano. Ah, mio. Bene. Qua c'è qualcosa, monete, okay. Qualcuno vuole darci qualcosa, no? Non lo so, qua non sembra nulla. No. Andiamo qua. Questo piano sembrerebbe essere libero. Sì, mi sa che è un piano abbandonato questo qua. Sì, queste sono delle casse, ma sono tutte vuote. Li senti questi rumori? Sì che li sento, e se posso dirla tutta, sinceramente non mi piacciono neanche, però... Ah, oddio! Che paura! Ma vabbè, benvenuto ci hanno dato! Che ma paura! Quanti sono... Oddio, fermi tutti! Moriamo! Attento, è la fine, non si muore! Non si muore. Ok. Attento. Carri, mi dispiace dire, ma ce l'hanno proprio con te. Me la doro. Ok, io sto provando ad attaccarli con l'arco della... Ah, ok, perfetto, la salgono tutti da me. Quello che proprio volevo. Sto salendo, ok. Ecco. Okay. Oh mio Dio, ce ne erano occhio tantissimi. Occhio che ti ritrovi tutti addosso, Sì. Tutto a posto. Ok. Morto. Ok, dobbiamo salire veloce però, perché secondo me ci sono 40 spawner qua sopra per essere Dici? Così tanti, Ok. Sì. Ok. Allora, aspetta che ne spacco questo io intanto. Mangia, mi raccomando. Meno male che ci hanno dato tanto cibo. Madonna, veramente. Ci hanno preparato per questa evenienza. Guarda, a me dispiace pure per te, perché tu mi sa che prendi pure molto più danno. Io considero, non so se lo sai, io sto prendendo l'armatura di Kendall. Me la sto comprando piano piano. Occhio, ne ero dietro! E quindi, essendo un'armatura finale, prendo veramente meno danno rispetto a te. Quindi stiamo attenti, perché... Ok, qua c'è un'altra cassa, chiaro. Ok, ti do un po' di robina. Come ti stai trovando con l'armatura di Kendall? Ti sta bene? Da Dio. Mi sta bene. Poi, vabbè, funziona benissimo, chiaramente. Rompiamo questo. Vai, tu pensa al bottino, vai. Io spacco quegli spawner a mano. Ti do un po' di pancake anche a te. Ok, mamma mia, sono arrivati tutti di corsa, ecco perché non ce n'è più nessuno. Esatto. Qua. Io penso che almeno un 50-60 li abbiamo ammazzati, penso. 50, no, dai, per me saranno una ventina. Circa. Dici? Perché sono alti, quindi sembrano tanti, ma in realtà può essere, non può essere. Tanti. Guardalo, non ci ho visto. Ma è arrivato il portiere, è arrivato dall'hotel. Madonna, quanti tutti. Sono di nuovo, aiuto. Non stanno io scendendo, salgo, perché io salgo sono sopra stupidi. Direttamente. Sono stupidi, non scendono. Aiuto, ce ne sono un sacco sopra, Sì, ok. Ok, maledetto. Morti. Ok. Bene, dobbiamo spaccare gli spawn, se no ci ammazzano di nuovo. Ok, qua c'è una mega cesta. Ottimo. Un'altra mela d'oro, un pancake, 2 di pane ed è piena di monete di bronzo. Ottimo, perfetto. Ottimo, e un ottimo. Po' di torce, inutili però va bene. Prendiamo tutto e voilà. Credo che le torce dovevano servire tipo a tipo distruggere gli spawner senza doverli spaccare. Però vabbè, noi siamo grezzi, li spacciamo con le mani, va bene così. Siamo grezzi. Sì. Beh,
direi che non c'è male come avventure, ma, missione, allora, di grado D, eh? Ce la siamo cavata abbastanza bene, devo dire. Guarda, io non mi lamento, sinceramente. Non mi lamento. Allora, ecco qua, splittando, ti ho dato 75 di bronzo. Oh, bene, e grazie, ti condivido anche un po' di spedini che mi sono rimasti. Grazie. E la mela d'oro. Ecco. Ottimo, a lei, signore. Perfetto, no, perfetto, si figuri. Mi è tornata. Ok, ecco, perfetto, ce l'abbiamo. Adesso prendiamo la missione e vediamo se abbiamo fatto tutto bene. Sembra di sì, missione di sì, completata e ottimo, una moneta d'argento, che bello. Grandissimo, ottimo. Vive ricchi. Oh, meno male, a posto, siamo vivi, oh, incredibile. Casa nessuno non c'è casa. Detto, ma grazie riusciti. Mille Xiao. Figurati. Per il tuo aiuto, è stato figurati, un onore. Figurati. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao. Ragazzi, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Mi sono divertita tantissimo a fare questa missione di grado D insieme a Xiao, che mi ha dato una mano gigantesca. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto e nel prossimo episodio Ale mi darà finalmente tutte le cose che servono per fare la trappola lanciafiamme nuova. Da Carly e da Cimmy è tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!